Buongiorno a tutti, Che buongiorno. bello averti, grazie, grazie mille. Dove sei? A casa? A Sono a Torino? casa a Torino, nella mia casa un po' speciale, dove tutto è finto, guarda, anche i libri No, le che bello! cose. Arturo, tu hai conosciuto Raffaella, ci vuoi raccontare il tuo ricordo di Beh, questa devo dire che stella? io sono stato intervistato per la prima volta nella mia vita da Raffaella Carrà, appunto Raffaella, e quindi è veramente molto, molto, molto emozionato. Ecco le immagini. Io mi trovo tremendo, mi truccato come Moira Orfei, però perché mi vergognavo, capito? Però lei era molto, molto, è stata molto umana, molto, molto gentile a quell'epoca. Ma poi, soprattutto con lei, feci 6 programmi alla televisione spagnola, come ospite italiano ogni sabato sera, e io l'ho conosciuta un po' meglio. Ma soprattutto nei viaggi che si facevano da Roma a Madrid e ritorno, quando lei appunto non era Raffaella Carrà, ma era solo Raffaella. Ed era estremamente materna e generosa con i giovani, ecco. Per esempio, poi in quelle piccole pause in aereo diceva: "Sai, quando poi hai finito il tuo pezzo, vieni vicino a me e stai lì, anche se non dici niente, stai attento e guardo, poi appena puoi, di una parola", cioè insegnava, mi insegnava a stare in televisione quando non ero, non stavo facendo il pezzo, il Il numero. tuo Quindi numero, sì, certo. era molto, molto generosa. Era generosa e voleva coinvolgerti, no? E in qualche modo darti dei consigli preziosi. E Sì. tu li hai fatti tuoi poi. E certo, perché sai, una cosa che non ti insegna mai nessuno è quella di fare interviste. Cioè, fin quando fare un lavoro artistico, tu lo impari a ballare, a cantare, ma poi quando ti mettono il microfono lì e dici sì, te stesso, è una parola. Lei era se stessa sempre, Sempre, è era vero. Raffaella anche quando era per la strada o quando parlava e riceveva un premio. E poi un'altra cosa che volevo raccontarti, in uno di questi viaggi, Tornando dalla Roma, Madrid, Spagna, eccetera, sì. sì, in cui lei non c'era, non era in quell'aereo. Successe che ci fu un ritardo e quindi il capitano dell'aereo disse: "Ci scusiamo, ma dobbiamo aspettare qui nell'aereo per lo slot giusto". E quindi cominciarono a passare i minuti, la gente cominciò anche a innervosirsi, c'erano italiani, c'erano spagnoli e come si dice, non il capitano dell'aereo, ma il gestore del personale dell'aereo, lo steward capo, non so come chiamarlo, ebbe l'idea di mettere la cassetta, perché a quei tempi c'erano le cassette, di una compilation di Raffaella Carrà. Tu non hai idea. Dopo 10 minuti tutto l'aereo stava cantando così: "Com'è bello far l'amore da Trieste", cioè come Che se fosse un bello! nazionale. Certo, è Capito? che questa cosa sta accadendo un po' sui social anche per la partita che avverrà stasera, La no? Per Spagna. Italia-Spagna. Stanno lanciando un po' questa cosa di cantare tutti insieme una canzone appunto di Raffaella. Che canzone Ma ti ecco, verrebbe in mente di cantare, per esempio, a te, Arturo? allora è chiaro che io canterei "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù", perché quella fa alzare tutti. È come "Oh vita È mia", queste vero, due. è Tu metti vero. queste due canzoni, gli italiani fanno la È festa, vero. proprio è sinonimo di festa. Senza contare che io ho scoperto anche che in Quebec, in Canada, dove ho lavorato, conoscevano Raffaella Carrà. Cioè, c'è un pezzo in francese: "Ah, ah, 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 par l'amore comincia tu". Certo. Lei lo fece in francese e quindi i canadesi, immagino, mi cantavano in francese questa canzone, già nel 99, nel 2000. Quindi ho scoperto che Raffaella era molto più popolare di quanto noi Sentiamola un immaginiamo. attimo, questo medley adesso di tutte le canzoni dance messe insieme di Vai. Raffaella, una parte. Balliamo. Balliamo, sì, balliamo. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.